Daniele Liotti e Daniele Immaturi è un professore di matematica, no? Professore di matematica di questa classe molto eterogenea, molto stramba, dove mi trovo davanti diciottenni e quarantenni che devono ripetere l'esame di maturità, ma anche l'anno scolastico. Un professore, ho cercato di essere un professore che si mette a livello dei ragazzi, quindi non il bacchettone che insegna la matematica, bensì un professore buono che cerca di capire i problemi dei suoi alunni. E anche un professore però che ha una seconda vita, che nasconde, cela un segreto, un mistero, che è appunto quello della dipendenza dal gioco, la ludopatia. Quindi usa la matematica come espediente per riuscire a calcolare le probabilità di vincita ed è convinto che attraverso la matematica possa riuscire a diventare ricco. Cosa molto drammatica, molto seria, sulla quale si dovrebbe scherzare ben poco, però inserita ovviamente in un contesto più leggero, più comico. Dico questo perché tra i miei studenti ci sarà una studentessa che ha una dipendenza da un'altra cosa, che è la dipendenza dal sesso. Quindi un dipendente dal gioco che si incontra in una dipendenza dal sesso, nasce qualche cosa tra i due, però poi c'è il momento di doversi rivelare queste dipendenze con tanta vergogna dell'uno e dell'altro, quindi si creeranno tanti equivoci, però l'uno aiuterà l'altro. E matematica com'eri tu? Matematica io ero una zappa totale, ecco. Ho fatto la maturità classica per questo motivo, perché alle medie già avevo capito che i numeri non facevano per me e quindi sono amante delle materie umanistiche, quindi faceva ridere questo fatto che io dovessi fare il professore di matematica. Se anche interprete in Un passo dal cielo, sì, tornerai, allora, quindi... Ho appena finito di girare in realtà un'altra cosa per Rai 1, che si intitola Duisburg ed è la storia della strage di Duisburg, fatto di cronaca del 2007, una fiction, un film tv, quindi una puntata secca che appunto parla del problema gigantesco che abbiamo in Italia dell''ndrangheta, dove interpreto questo poliziotto che da Reggio Calabria, dalla questura, venne mandato in Germania ad indagare e a cercare di risolvere, di trovare i colpevoli di questa strage, un fatto diciamo grave che ha riempito le pagine dei giornali nel 2007. Subito dopo la promozione di questo, anzi no, a maggio c'è la ripartenza di Un passo dal cielo 5, ritorno tra le mie montagne, sulle Dolomiti, e che dirti, non vedo l'ora. Riesci a trovare un filo rosso tra queste tue interpretazioni oppure sono esperienze diverse, sono pubblici diversi? No, l'ho scelte proprio perché erano cose... ho sempre cercato di resistere agli incasellamenti, no? L'attore che fa una cosa, sì, e fa solo quella, quindi ho sempre cercato di diversificare il prodotto e quindi sono cose completamente diverse. Ovviamente poi dopo è la mia esperienza sia d'attore ma anche umana e cerco sempre di trasmetterla, di metterla nei personaggi, quindi poi alla fine un fil rouge c'è sempre, che è il mio modo di interpretare i personaggi. Ultima cosa, come è andata l'esperienza da Amici come giudice e se ti rivedremo anche? Guarda, l'esperienza è stata assolutamente rinnovativa, nel senso che ho conosciuto un mondo che non conoscevo, pur facendo l'attore di televisione, di cinema, di teatro, però in televisione in quel modo non c'ero mai stato. Ho capito quanto sia difficile, ci stanno dei meccanismi che sono di una velocità, degli incastri che devono essere perfetti. Sono contento dell'esperienza perché ho conosciuto Maria, che è comunque una persona meravigliosa, sia come professionista, sia come essere umano, e sono stato a contatto con la musica, che è una cosa che comunque non sempre ha fatto parte della mia vita, quindi per me è stato un piccolo bignami di musica in poco tempo, e a contatto con i ragazzi 19 anni. Ti ho detto, c'ho un figlio di 19 anni, quindi sono stato vicino alla generazione di mio figlio, è stato bello vederli e anche apprezzarli per il grande coraggio che comunque questi ragazzi hanno. Tornerai ad Amici? No, non penso che tornerò, non lo so, non te lo posso dire, però sapendo già che ho degli impegni in quel periodo la vedo molto difficile. Quindi per motivi di impegni, no? Sì, perché non, sì, magari sì, ti sei trovato no, bene? No, perché so che già ho delle scadenze, delle cose, quindi per lavoro credo che sarà molto difficile. Grazie Daniele. Grazie a voi.